Ciao a tutti amici, benvenuti su Fallout Universalis. Finalmente, è da tantissimo tempo che la nuova puntata era da quasi 8 mesi. 8 mesi fa era in alfa, ora è ufficialmente fuori dall'alfa. Ci sono i moderni, c'è la musica, hanno rifatto un po' la mappa. Qui c'è il nostro piccolo enclave che controlla Chicago. Siamo nel 2282, quindi qui c'è scritto il Corrieni Platinum Chip, la regione di Cesare RNC, quindi siamo in Fallout New Vegas, ecco, per farvi capire in breve. Nello scorso episodio vi ho raccontato la storia dell'enclave, per chi non lo sapesse Navarro si trova qui, quindi era qui che si trovava l'enclave prima, sulla West Coast, ma East Coast intende a Bethesda qui, in Fallout 3 specialmente. E la fandom wiki, quando dice America centrale oriente, cioè sembra degli USA, intende questa parte qua, quindi potrebbe essere Chicago. Se non avete visto il video vi consiglio di andare a vedere perché è molto importante. I video durano tra i 10 e i 15 minuti e attiviamo anche un bellissimo timer, ecco fatto. Bene, iniziamo. Bene signori, eccoci qua. Chicago è qui e ci aspetta. Iniziamo a incassare dal commercio e investire qui un po' del nostro potere commerciale. Poi andiamo qua. Qua c'è scritto Conquista Chicago. Ma se ce l'ho già, finché mi dici di così non ha molto senso. Quindi costruiamo il museo, quindi dobbiamo aspettare. Abbiamo 6.000 uomini, quindi 4.000 soldati con X01, che sono di livello 1, un reggimento di Vertibird, sempre 01, e i cannoni laser. Interessante, interessante. Bene, quindi abbiamo anche un'artiglieria in caso di assalto a città fortificate. Mettiamoci il generale. Non abbiamo acchiappato una buona e vabbè, non fa niente. Il nostro obiettivo adesso, sarà di farci amici Aurora, di conquistarci Rock Falls e questi qui, Devil's Graveyard, spero di averlo detto bene, e qui c'è la Midwestern Chapter, la compagnia dell'acciaio del centro ovest, vabbè, diciamo in questo modo, questa compagnia dell'acciaio. E va bene, possiamo iniziare, sono già quasi 2 minuti, attenzione, che succede? Chi è che mi fa un'ameranza? Ah, ora, no, 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 no. Facciamo già amici questi qua, allora, muoviamoci, usciamo. Ok, ah, sono già finito un'alleanza, perfettissimo, guarda, ottimo. Perfetto. Sì. Come rivale abbiamo sicuramente, ecco, come vedete, l'acciaio ovviamente, se no è troppo brutto. Allora, iniziamo a come reclutare altri 3.000 uomini, perché è molto importante avere già un esercito al completo per attaccare Rock Falls. Il nostro obiettivo è di costruire un museo. Chicago diventa adesso una città. Bene, ottimo. Bene, bene. La produzione, tecnologia per guerra. Forse ecco perché una confraternita è interessata ad avere l'enclave, perché la confraternita d'acciaio prima aiutava molto la gente, adesso poi diventa più una setta, infatti è stata satanata di questa tecnologia di pre-guerra. Vabbè, a parte questo, costruiamo il museo, così ovviamente il museo adesso c'è scritto più 0,20, più 0,30, 70, eccetera, però con il tempo tutti questi piccoli sommi di denaro insieme, con tutte queste somme di denaro avremo un buon guadagno. Detto questo, iniziamo a fare una rete di spionaggio qui. Allora, dobbiamo eliminare The Main Faction. Ah, Rock Falls, ok, bene. Quindi avrei già un claim. Bene, ma possiamo togliere questo. Andiamo. Conquistiamo Rock Falls. Andiamo. Perfetto. Chicago è diventata una metropoli. Oh, ottimo, ottimo. La canzone che si vede in sottofondo, se la sentite,
è una delle prime canzoni di Fallout 1, quindi vedete capire che è tanta bella roba. Intanto abbiamo conquistato Drop Force, ottima cosa. Te ne hai chiesto ovviamente, voglio più i soldi, perfetto. Allora vediamo la stabilità, gli diciamo questo. Quindi potremmo anche conquistare Rockford, però non è nemica. Vabbè, ok. Facciamo una bella rete di spionaggio qui. Andiamo a colonizzarci Chicago Freeway. Perfetto. Ma Freeport. Ah, ecco perché. Infatti. Sono un puppet di questa combattente d'acciaio. Va bene, ok. Per il momento non costruiamo niente. Dobbiamo più che altro attaccare loro, quindi quanto ci manca? Ci manca poco, dai. Diventa una città, diventa town, quindi. Ah, ok, una cittadina, ok, va bene, ok. Perfetto. Possiamo attaccarla. Un attacco, perfetto, l'abbiamo sconfitto. Ci prendiamo questa terra. Naperville invece, per parlare un po' dei claim, Naperville è sia della confraternita d'acciaio di questa qui che dell'enclave, quindi dobbiamo anche colonizzarla, nel senso che dovrei cambiare anche la cultura. Ok, ecco fatto. Abbiamo una richiesta e abbiamo ancora altri soldi, ovviamente. Vediamo la stabilità qui. Quindi vedete qua il museo non serve perché più 0,03 veramente qua non serve, ma le caserne sì. Facciamo per ora a Chicago per avere più unità, però già così possiamo averne, ecco un'altra. Bene, quindi facciamo questo. Ma come Chicago una città? Ma se è già una metropoli. Va bene, ok, sì, ok. Va bene. Poi Vertibird, perfetto. No. Ok. Possiamo costruire. Ah già, qua un'altra caserma, sì. Case per i soldati. Va bene, possiamo fare il mercato. Il mercato che è molto importante soprattutto a Chicago. Perfetto. Ho fatto le rubber fortification? Sì. Sono le fortificazioni di livello 1, più che altro. I nostri obiettivi erano almeno quelle d'acciaio. Almeno per essere, per avere una difesa buona. Ho costruito una scuola. Ah, è morto. Vabbè. La scuola cosa faceva? Ah, il costo e il tempo di costruzione locale. Vabbè, allora però non è che serva tanto. Facciamo questo. Chi è? Ah, sì. Ciao a tutti amici, benvenuti su Fallout Universalis. Finalmente, era tantissimo tempo che non la puntata era da quasi 8 mesi. 8 mesi fa era in alfa. Ora è ufficialmente fuori dall'alfa. Ci sono i modelli, c'è la musica, hanno rifatto un po' la mappa, qui c'è il nostro piccolo enclave che controlla Chicago. Siamo nel 2282, quindi qui c'è scritto il Corriere, il Platinum Chip, la Regione di Cesare, l'NC, quindi siamo in Fallout New Vegas, ecco, per farvi capire in breve. Nello scorso episodio vi ho raccontato la storia dell'enclave. Per chi non lo sapesse, Navarro si trova qui, quindi era qui che si trovava l'enclave prima, sulla West Coast. Ma East Coast intende a Bethesda qui, Fallout 3 specialmente.
E una fandom wiki, quando dice America Centrale Oriente, cioè sembra degli USA, intende questa parte qua, quindi potrebbe esserci Chicago. Se non avete visto i video, vi consiglio di andare a vedere perché è molto importante. I video durano tra i 10 e i 15 minuti e attiviamo anche un bellissimo timer. Ecco fatto. Bene, iniziamo. Bene, signori, eccoci qua. Chicago è qui e ci aspetta. Iniziamo a incassare dal commercio e investire qui un po' del nostro potere commerciale. Poi andiamo qua. Ma qua c'è scritto Conquista Chicago. Ma se ce l'ho già, finché mi dici di così non ha molto senso, quindi costruiamo il museo, quindi dobbiamo aspettare. Abbiamo 6.000 uomini, quindi 4.000 soldati con X01, che sono di livello 1, un reggimento di Vertibird, sempre 01, e i cannoni laser. Interessante, interessante. Bene, quindi abbiamo anche un'artiglieria in caso di assalto a città fortificate. Mettiamoci generale. Non abbiamo acchiappato una buona, e vabbè, non fa niente. Il nostro obiettivo adesso, sarà di farci amici Aurora, di conquistarci Rockfalls e questi qui, Devil's Graveyard, spero di averlo detto bene, e qui c'è la Midwestern Chapter, la compagnia dell'acciaio del centro ovest, vabbè, diciamo in questo modo, questa compagnia dell'acciaio. E va bene, possiamo iniziare, sono già quasi 2 minuti, attenzione, che succede? Chi è che mi fa un'ameanza? Ah, loro, no, 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 no. Facciamo già amici questi qua, allora, muoviamoci, diciamo, ok, ah, sono già finito un'ameanza, perfettissimo, guarda, ottimo. Perfetto. Sì. Come rivale abbiamo sicuramente, ecco, come vedete, l'acciaio, ovviamente, se no troppo brutto. Allora iniziamo a reclutare altri 3.000 uomini, perché è molto importante avere già un esercito al completo per attaccare Rockfalls. Il nostro obiettivo è di costruire un museo. Chicago diventa adesso una città. Bene, ottimo. Bene, bene. La produzione, tecnologia pre-guerra, forse ecco perché una confraternita è interessata ad avere l'enclave, perché la confraternita d'acciaio prima aiutava molto la gente, adesso poi diventa più una setta, infatti è stata proprio assatanata di questa tecnologia di pre-guerra. Vabbè, a parte questo, costruiamo il museo, così ovviamente il museo adesso c'è scritto più 0,20, più 0,30, 70, eccetera, però con il tempo tutti questi piccoli sommi di denaro insieme, con tutti questi sommi di denaro avremo un buon guadagno. Detto questo, iniziamo a fare una rete di spionaggio qui. Allora, dobbiamo eliminare the main faction. Ah, Rockfalls, ok, bene. Quindi avrei già un claim. Bene, ora possiamo togliere questo. Andiamo. Conquistiamo Rockfalls. Andiamo. Perfetto. Chicago è diventata una metropoli. Oh, ottimo, ottimo, ottimo. La canzone che si sente in sottofondo, se la sentite, è una delle prime canzoni di Fallout 1. Quindi dovete capire che è tanta bella roba. Intanto abbiamo conquistato Rockfalls, ottima cosa. Tenere chiesa, ovviamente voglio più i soldi. Perfetto. Perfetto. Allora, vediamo la stabilità, gli diciamo questo. Quindi potremmo anche conquistare Rockford, però non è nemica. Vabbè, ok, facciamo una bella rete di spionaggio qui. Andiamo a colonizzarci Chicago Freeway. Perfetto. Ma Freeport. Ah, ecco perché, ecco perché. Infatti, infatti.
sono un puppet di questa componente del cielo. Va bene, ok. Per il momento non costruiamo niente, dobbiamo intanto attaccare noi, quindi quanto ci manca? Ci manca poco, dai. Diventa una città, diventa town, quindi... Ah, ok, una cittadina, ok, va bene, ok. Perfetto. Possiamo attaccarla. Un attacco, perfetto, l'abbiamo sconfitto. Prendiamo questa terra. Neighborville invece prepara un po' di claim e difese. E niente, grazie per aver visto questo video. Ciao. God bless the old Navy. God bless America.